Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, bentrovati. Ogni giorno faccio una piccola catechesi mariana, l'ho fatto come fioretto in questo mese di maggio, oggi siamo al 15 maggio e in questo giorno volevo parlarvi di un argomento molto importante, molto attuale, però parlarne un po' dal punto di vista teologico, del significato. Il tema qual è? Il tema è le apparizioni mariane in generale, quindi anche un po' la teologia delle apparizioni, i veggenti, anche i criteri di discernimento della Chiesa quando si trovano anche a una persona che è un presunto veggente. Bisogna vedere se quel veggente è vero o no, e quindi quali sono i criteri che aiutano anche i vescovi e i sacerdoti anche a discernere su queste realtà delle apparizioni. Ah, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che la Vergine Maria è viva, è una persona viva, come voi sapete è assunta in cielo, in anima e corpo, e quindi lei è viva ed appare certo mandata da Dio, mandata da Gesù, e appare anche come Gesù è apparso agli apostoli. Se voi vedete nel Vangelo ci sono descritte tantissime apparizioni di Gesù. Gesù appare anche col suo corpo glorioso, risorto, no? E quindi anche la Madonna, che è assunta in cielo in anima e corpo, appare in mezzo a noi, perché è viva, perché ci vuole bene, perché l'abbiamo detto, lei è la nostra madre, però appare con il permesso di Dio e appare per aiutare il mondo a salvarsi. E questo quindi noi lo vedremo, certo il suo corpo, il suo aspetto è meraviglioso, no? Perché come dicono i veggenti, la vedono piena di luce, la vedono immersa in una luce meravigliosa che è la luce del paradiso, anche il suo volto come il sole, dalle sue mani, che le vedono anche la luce che esce dalle mani, che sono un po' le grazie che Dio ci dona attraverso di lei. Anche uno dei titoli molto belli che si dà alla Madonna, stella del mare, la stella dalla quale escono questi raggi di luce, che un po' poi ci indicano anche la via per andare a Dio. Quindi ecco, la Madonna appare con il suo corpo glorioso, appare come una giovinetta dai 16 ai 30 anni, più o meno così la vedono i veggenti. E un grande teologo, Laurentin, mariologo, che è morto pochi anni fa, quasi centenario, diceva che la Madonna appare anche a quest'età, 16-30 anni, come anche simbolo dell'eterna giovinezza del corpo glorioso. L'eterna giovinezza del corpo glorioso della Madonna, che non è più schiavo, quindi, alle leggi di questo mondo, non è più schiavo ai limiti del tempo, è già libero nell'eternità di Dio e appare con uno splendore che non esiste in questo mondo, una luce meravigliosa e una bellezza indescrivibile. Anche noi, vedete, quando un giorno, come Dio vorrà, andiamo in paradiso, poi alla fine dei tempi anche ci sarà la risurrezione dei corpi, che si ricongiungeranno alle anime, e quindi parteciperemo in pienezza poi alla liturgia del cielo, avremo un corpo anche simile a quello della Madonna, pieno di luce, pieno di bellezza, perché rivestiti della luce di Dio. Quindi già la Madonna che appare, come disse anche la prima frase che anche disse a Lucia, a Fatima, dice: io vengo dal cielo, vengo dal cielo. Quindi già che la Madonna appare è un segno chiaro che lei vive, che lei è presente, e vengo dal cielo. Già le apparizioni mariane ci fanno capire che esiste veramente il paradiso, che esiste veramente la vita eterna. Alcuni dicono: nessuno di quelli che è stato in terra, che poi ha finito l'esistenza terrena, è ritornato a parlarci dell'aldilà. E non è vero questo, perché la Madonna, che ha vissuto la vita terrena, è stata assunta in cielo in anima e corpo e appare, si manifesta. E vedete, la cosa
bella, ecco, non è che la Madonna si manifesta così poche volte, ma moltissime volte. C'è questo grande Mariologo Laurentin che ha scritto un libro, un dizionario delle apparizioni mariane, in cui ha descritto migliaia di apparizioni mariane in tutto il mondo. E quindi ecco, la Madonna lavora e lavora continuamente per noi. Quindi diciamo allora, ma che cos'è poi in fin dei conti l'apparizione mariana? Quindi, se fanno questa domanda, ecco, la risposta è questa: l'apparizione mariana è una manifestazione della Vergine Maria, è una manifestazione con la sua reale presenza, e questa presenza della Madonna viene percepita, quindi da un veggente, per via di conoscenza sensibile, di vista, di ascolto di quello che dice, e quindi praticamente il veggente vero, però il veggente vero si trova a contatto diretto con la Madonna quando ci sono le apparizioni, e la Madonna non è come un'immagine statica, ma si muove, parla e ha tutte le caratteristiche anche della tridimensionalità. E quindi è un incontro vero, è un incontro vero. Il modo però in cui la Madonna si manifesta, in cui si è manifestata nel corso della storia anche a tanti veggenti, può variare, varia, infatti varia perché la Madonna in qualche modo, anche attraverso il modo in cui si manifesta, dà anche un messaggio alle persone in base alla loro mentalità, in base anche alla loro cultura o in base anche al messaggio che vuole trasmettere. Facciamo un esempio: 1531, l'apparizione di Guadalupe, no? La Madonna si presenta come una ragazza azteca e poi usa una terminologia conforme alla cultura, degli indigeni, e trasmettendo loro quindi un messaggio di liberazione e di pacificazione. Quindi la Madonna si manifesta anche per come è la cultura del luogo, perché la Madonna dà il messaggio di Gesù, però si presenta nelle varie apparizioni non come estranea alle culture, ma anche come inserita anche nelle varie culture, ma per portare nelle varie culture, nelle epoche storiche, Gesù, perché la Madonna questo importa, alla Madonna importa portare Gesù che è la salvezza dell'umanità. Ricordatevi quel brano di San Paolo, che dobbiamo ricordarci bene: all'infuori di Gesù Cristo non c'è salvezza. Quindi se la Madonna appare, la Madonna appare per portare Gesù, per aiutare le persone a incontrare Gesù, tutte le persone del mondo. Quindi in questo senso la Madonna è una grande missionaria, la Madonna è una grande evangelizzatrice, la Madonna è in cielo in anima e corpo, ma Dio permette lei di venire sulla terra per dare un messaggio, e vedremo che tipi di messaggi anche dà la Madonna in genere nelle apparizioni. Anche alla Salette, i veggenti, che erano anche guardiani di mucche, la vedono vestita come anche una popolana del tempo. Quindi vedete come la Madonna nelle apparizioni un po' si adegua anche alle culture del tempo, ma per entrare anche nella mentalità dei popoli, perché poi si è veicolato bene il messaggio di salvezza. Anche a Lourdes, vedete, a Lourdes la Madonna è apparsa vestita di bianco, avvolta di un grande splendore, che illuminava tutta quella grotta, che la grotta rappresenta l'oscurità, il male. Ecco, la Madonna è venuta con la sua luce a far risplendere la grazia di Dio dove c'è il male, dove ci sono le tenebre. Cioè anche il luogo in cui appare la Madonna è già un messaggio di per sé. Quindi ecco, le apparizioni mariane non vanno viste per tutte queste cose, per le culture del popolo, per il modo in cui la Madonna si è presentata, per dove anche è apparsa la Madonna, e quindi praticamente bisogna studiare le apparizioni sotto tutti questi punti di vista. Ora vediamo un po' il valore, ecco, delle apparizioni mariane. Sottolineiamo un aspetto molto importante. Ecco, le apparizioni mariane, se sono reali, se sono vere, ci riportano la parola di Gesù, perché
quindi ci riportano ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, nel Vangelo come messaggio, ci riportano ciò che è contenuto nella tradizione della Chiesa. E quindi praticamente, come dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel Vangelo, nella tradizione della Chiesa e nel Magistero c'è già tutto il messaggio cristiano, e la Madonna quando appare non aggiunge nulla a quello che già c'è, non aggiunge nulla, però Dio la manda nella storia, quindi non allo scopo di dire cose nuove, perché tutto il messaggio del Vangelo è già pubblicato, noi lo sappiamo. Se noi vogliamo leggere il Vangelo e sapere la volontà di Dio, la sappiamo perché è tutta scritta lì. Però la Madonna che cosa fa? Quando appare non dice cose nuove, ma attualizza le cose che ha già detto Gesù e le attualizza nelle varie culture e nelle varie epoche storiche. Quindi è un messaggio con una anche novità profetica, una novità profetica, cioè nel senso che la Madonna, ecco, vede un popolo che non cammina ad esempio secondo Dio, allora lei va in quel posto a quel popolo, annuncia la parola di Dio e avverte anche le persone che se non camminano nella volontà di Dio potrebbero deviare e farsi del male. E quindi la Madonna e anche le apparizioni hanno questo annuncio profetico, cioè un annuncio di salvezza, un annuncio di conversione, un annuncio anche della presenza di Dio che ci ama e che vuole la nostra salvezza. Se c'è un popolo che cammina nelle tenebre, ecco, la Madonna va lì per aiutarlo, anzi forse la Madonna appare proprio in quei luoghi in cui ci sono più pericoli dal punto di vista soprattutto spirituale della salvezza eterna. Diversi teologi quindi parlano delle apparizioni come messaggi profetici della Madonna. La Madonna parla come se fosse una profetessa, ad esempio Fatima, prendiamo Fatima, l'abbiamo vista in questi giorni, la Madonna è apparsa e ha profetizzato la Madonna tante cose, tanti pericoli a cui l'umanità poteva andare incontro e ha dato anche il rimedio per ovviare a questi pericoli a cui si andava incontro. Quindi ecco, tutte le apparizioni mariane hanno questa dimensione profetica di salvezza. Però ecco, può darsi pure che le apparizioni possono portare anche accenti nuovi e più significativi neanche nell'interpretazione del Vangelo. Può darsi che anche la Madonna, spiegandoci il Vangelo in un'apparizione, ci fa entrare più dentro nella parola di Dio e ce lo fa capire meglio. Però di per sé, ecco, le apparizioni non dicono cose nuove, ma approfondiscono, attualizzano e danno messaggi profetici a quelle persone che lo ricevono. E quindi un po' la Madonna che cosa fa? Viene nelle epoche storiche e cerca di dare anche un'interpretazione di quell'epoca storica alla luce della parola di Dio e cerca di aiutare diversi popoli a correggersi perché possano camminare, ecco, secondo la volontà di Dio. Quindi le apparizioni hanno questa funzione come un appello al rinnovamento, un appello al ritorno a Dio, un appello a ritornare creature nuove riempite della bellezza di Dio, un appello anche a seguire i comandamenti di Dio, e anche ci fa capire che la Madonna è vera, è assunta in cielo, la sua maternità, ci fanno capire ancora le apparizioni che dobbiamo stare sempre in comunione con la Chiesa. Tante cose, vedete, ci mostrano le apparizioni, ma soprattutto il fatto, ecco, che la Madonna è madre, cioè lei si interessa dell'umanità, non è distante, ma è con noi, e lei si interessa anche della sorte della Chiesa, delle sorti del mondo, e ci vuole aiutare facendo trionfare la fede nel mondo, facendo trionfare la pace, facendo trionfare anche la giustizia. E quindi vedete, Gesù stesso la manda alla Madonna perché l'uomo, ecco, poi ritorni di più a Dio. Questo è lo scopo delle apparizioni mariane. Ora vedete, quando c'è un'apparizione mariana, l'apparizione mariana deve passare anche il vaglio della Chiesa, cioè la Chiesa non può dire subito quell'apparizione è vera, quel veggente è veritiero, il messaggio è vero, cioè
deve studiare delle cose, deve capire quando un'apparizione può essere veramente vera o quando non può essere vera. E c'è un documento del 1978 della Sacra Congregazione della Dottrina della Fede che apporta questo titolo: Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, le norme. E quindi vediamo un po' quali sono queste norme, anche che dovremmo utilizzare anche noi sacerdoti, anche i vescovi, nel caso di apparizioni, per vagliare se queste apparizioni vengono da Dio o non vengono da Dio. La prima cosa che dice il documento è che non bisogna dare giudizi affrettati, ma bisogna attendere i segnali del veggente, il suo equilibrio psichico, la sua onestà, la rettitudine nella vita morale, la sua sincerità, la docilità anche ecco, adesso siamo tornati, la prima cosa è lo studio del veggente, quindi vedere questo veggente se è sincero o no, se pratica una vita di fede, se si è veramente convertito, se è sincero, se non ci sono anche scopi di lucro. Quindi c'è tutto uno studio sulla persona del veggente. Voi sapete che quindi questo ci vuole molto tempo, perché la persona del veggente è colui che trasmette il messaggio, e quindi la Madonna sceglie le persone anche adatte a trasmettere un messaggio. Ci sono delle apparizioni anche in cui la Madonna è apparsa ad esempio a Ratisbonno, che era ebreo ateo, pensate, un ebreo ateo, appare a lui e lo converte, e poi lui manifesta segni di conversione che vanno avanti nel tempo. E quindi la Madonna, cioè la Chiesa, deve studiare quel veggente, deve vedere se effettivamente cammina secondo queste indicazioni. Poi la seconda cosa che deve vedere la Chiesa quando c'è un'apparizione è studiare tutta la dottrina teologica che viene fuori da questi messaggi. Cioè, se c'è un messaggio contrario al Magistero, allora quell'apparizione non è vera. Se c'è un messaggio contrario al Vangelo, non è vero, alla tradizione cattolica. Se c'è un messaggio che invita le persone a non partecipare alla messa, ad esempio, allora quel messaggio non può essere vero, perché è contro la fede ed è contro la morale. E quindi praticamente la Chiesa di per sé è difficilmente si può pronunciare anche su apparizioni che sono in itinere. In genere la Chiesa attende che terminino tutti i messaggi del veggente, per studiare poi tutti i messaggi e studiare eventuali errori teologici che ci possono essere in quei messaggi, perché quando la Madonna dice una cosa ripete, come dicevo prima, le cose che già la Chiesa dice. E poi la terza cosa che deve vedere anche il vescovo quando c'è un'apparizione sono i frutti spirituali che ne vengono fuori. Quindi ci devono essere dei frutti spirituali abbondanti, e tra questi frutti spirituali ci devono essere molte conversioni, testimonianze di carità, no? Anche opere sociali che vengono fuori dalle apparizioni mariane. Ecco, quando ci sono questi tre criteri, il veggente è sincero, è vero, e quando il messaggio è anche vero, quando ci sono tanti frutti di conversione, allora poi il vescovo anche istituisce anche una commissione poi per vagliare ancora meglio le cose e per dare un giudizio scritto, quindi fare una relazione su tutto quello che è avvenuto nell'apparizione. Poi dopo questa relazione, con calma, si vaglia ancora e poi si arriva a un discernimento, che può essere quindi un discernimento positivo, in cui poi la Chiesa si esprime ufficialmente con un decreto, decretando che l'apparizione è vera. Però vi faccio presente, ad esempio, che in questo secolo, nell'ultimo secolo, il XX secolo, ci sono state tantissime apparizioni. Le apparizioni approvate mi sembra che siano solo 13-14 su tantissime apparizioni, e quindi c'è uno studio su questo. E i mariologi studiano, ci sono tantissimi libri anche scritti sulle apparizioni mariane.
quindi per vedere effettivamente quando sono vere e quando non sono vere. Questo documento, scritto dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 25 febbraio 1978, un po' dice tutte queste cose, dice anche altre cose, però io vi ho fatto più o meno una sintesi. Ora, un grande mariologo, René Laurentin, ha scritto un bel libro. Ha scritto il Dizionario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria. Questo è un mariologo, è un librone così, potete anche comprarvelo, lo trovate anche, lo potete anche comprare online, in cui questo grande mariologo prima ha fatto un po' un'introduzione su tutte le apparizioni e poi le ha descritte una per una, e ne ha descritto più di 1000 apparizioni che sono avvenute nella storia della Chiesa. Quindi un po' questo dicevo, praticamente la Madonna non è ferma, la Madonna agisce, la Madonna c'è, la Madonna è vera. Anche quando noi preghiamo il rosario, adesso poi pregheremo il rosario con il Santissimo Sacramento esposto, noi parliamo con lei, parliamo con Gesù, è un dialogo con una persona vera, perché la Madonna è viva ed è vera in mezzo a noi, e ci aiuta la Madonna, vedete, a raggiungere poi la salvezza eterna. Diceva mio nonno, che era una persona anche molto spiritosa, anche nel mio paese, diceva alle persone che incontrava ogni tanto, gli diceva: tra 100 anni tutti quelli che siamo in questa vita non ci siamo più, e dove siamo? Gli diceva, no, un po' per provocare un po' le persone, ma in effetti è così: tra 100 anni dove siamo? Allora, se questo passaggio della vita terrena è breve, la Madonna appare per indicarci una meta a cui siamo incamminati, che è la vita eterna, che è il paradiso. Ricordatevi, io vengo dal cielo, disse la Madonna ai pastorelli di Fatima, potremmo dire la Madonna: vengo dal cielo per aiutarvi a ritrovare la via del cielo. Quindi la Madonna vuole la nostra salvezza eterna anche attraverso le apparizioni. Però ecco, le apparizioni, come dicevo prima, vanno vagliate. Io ve ne ricordo adesso qualcuna di queste apparizioni che sono avvenute, ecco, in questi secoli. A Roma, 1842, Ratisbon, questo ebreo convertito che vede la Madonna e si converte, e poi comincia a pregare, a essere tutto devoto alla Madonna. Poi ancora La Salette in Francia, 1846, queste sono delle apparizioni anche già approvate dalla Chiesa. Ecco, io ve ne propongo qualcuna già approvata dalla Chiesa. Lourdes, la sapete tutti, la Madonna di Lourdes, Bernadette Soubirous nel 1858, Pont-au-Main in Francia nel 1871, Knock in Irlanda nel 1879, quindi vedete, tutte queste sono già approvate, ma sono tante. Fatima in Portogallo 1917, ci sono anche le apparizioni ad Amsterdam in Olanda nel 1945 in poi, fino al 1959, la Madonna, la regina di tutti i popoli, che ha voluto dare un messaggio anche sul nuovo dogma che poi sarà il vaglio della Chiesa, della Madonna corredentrice. Anche in Giappone, Akita in Giappone dal 1973 al 1981, sono anche vicini a noi queste apparizioni. In Venezuela, a Betania, dal 1976 al 1988, in Ruanda, Kibeho, 1981-1986, Medjugorje anche, che sono ancora in itinere queste apparizioni, iniziate il 1981, vanno avanti. Ecco, quindi vedete quante apparizioni ci sono. Io penso che ognuno di voi ha nel cuore anche tanti santuari in tutto il mondo, tra cui anche quello di Guadalupe, no? Quello di Guadalupe, che è il più grande santuario, ecco, di tutta l'America, in cui confluiscono forse 20 milioni di persone all'anno. Quindi vedete, ci sono tantissime apparizioni. Poi alla fine, ecco, la Chiesa vaglia bene tutte le cose, poi può emettere tre giudizi. Un giudizio negativo se le apparizioni non sono vere. In latino viene definito in questo modo:
constat de non supernaturalitate. Quindi constat de non supernaturalitate, cioè abbiamo verificato, constat, che non c'è origine soprannaturale alle apparizioni. Quindi questo è il giudizio negativo. Poi c'è un giudizio positivo. Il giudizio positivo in latino viene definito in questo modo: constat de supernaturalitate. Quindi abbiamo rilevato che c'è l'origine soprannaturale delle apparizioni, constat de supernaturalitate. E poi c'è un terzo criterio, un criterio attendista che viene espresso in questo modo in latino: non constat de supernaturalitate. Cioè il non è messo prima supernaturalitate, ma prima di constat, cioè non, ancora non possiamo dire nulla se sono veri o no. Quindi criterio positivo, criterio negativo, oppure criterio attendista. Ecco, la Chiesa deve anche essere molto prudente con le apparizioni, anche noi. Non è che dobbiamo, noi come cristiani, dobbiamo credere a tutte le apparizioni e pensare che siano tutte vere. Assolutamente no. Noi dobbiamo essere anche un po' critici sulle cose, perché, come dice anche San Paolo, anche nelle sue lettere, c'è il demonio che è un angelo decaduto, come voi sapete, che alcune volte si traveste di angelo di luce e quindi può apparire lui invece della Madonna, e si può presentare lui come se fosse la Madonna. Quindi bisogna stare molto attenti, per questo la Chiesa non subito emette giudizi sulle apparizioni, ma con calma aspetta. Per alcune apparizioni ha anche aspettato un secolo prima di pronunciarsi, perché appunto poi la Chiesa, quando si pronuncia, deve essere poi un pronunciamento definitivo. Poi ci sono, vedete, nella storia anche tante apparizioni mariane, anche non riconosciute ufficialmente con un decreto, però poi è stata costruita una chiesa in quei luoghi, no? È stata costruita una chiesa dal popolo, e quindi, essendo costruita una chiesa, poi c'è stato un culto che è andato avanti nel corso dei secoli. Quindi molte apparizioni mariane che sono avvenute nel corso della storia, molte apparizioni mariane non sono approvate, però sono quasi, diciamo, un po', tra virgolette, approvate implicitamente, appunto perché poi è stata costruita una chiesa, il culto è andato avanti, ci sono tantissimi pellegrini che continuano ad andare, e quindi poi la Chiesa, vedendo anche l'affluenza di popolo notevole, anche non emettendo un giudizio positivo, però poi ha dato il permesso del culto, e quindi di fare il culto, ecco, per le persone, ecco, che andavano, ecco, per ricevere la grazia di Dio in quel posto. Ad esempio, anche per quanto riguarda Meggiugorie, anche attualmente non c'è un decreto ufficiale che le apparizioni siano vere, anche secondo me sono vere, ecco, sono verissime, però non c'è attualmente un decreto, però il Papa, mandando un vescovo, ha approvato già il culto, quindi tutti i pellegrini possono andare lì, possono pregare, c'è il culto che è approvato, anche se ancora non c'è il decreto ufficiale con il pronunciamento positivo della Chiesa. Comunque le cose di Dio vanno sempre avanti e nessuno le può fermare. Quindi quando la Madonna si manifesta e vuole veramente portare avanti un messaggio, nessuno la può fermare, perché le viene col permesso di Dio e viene con la grazia di Dio. Quindi la grazia di Dio è qualcosa di forte, di vero, che poi pian piano si manifesta, e poi le verità anche vengono avanti poi nel corso della storia. E quindi per questo poi la Chiesa è anche molto prudente e aspetta un pochettino prima di dare l'ok con un decreto, favorendo un po' il culto, ecco, continua a studiare, a vedere le cose, perché la Chiesa, come voi sapete, è molto prudente, ma deve essere prudente, perché non può dare un giudizio positivo in fretta. Occorre un lungo e buono, ecco, discernimento su tutte le cose che avvengono. E qui adesso
facciamo l'adorazione col Santissimo Sacramento, volevo dirvi una cosa, che quando si espone il Santissimo Sacramento la Madonna è presente, cioè come se quasi ci fosse un'apparizione anche mariana, perché quando si espone il Santissimo Sacramento la Madonna è presente inginocchiata che prega e adorando continuamente il Santissimo Sacramento. Quindi quando voi partecipate a un'adorazione eucaristica sappiate che c'è anche la Madonna, e quindi anche adesso che noi preghiamo il rosario, lo preghiamo, però lo preghiamo insieme a lei che sarà qui con la sua presenza anche non visibile, invisibile. Io per questo metto la statua della Madonna, perché so che lei c'è. Quando si adora il Santissimo Sacramento la Madonna c'è ed è presente e prega con noi, e quindi preghiamo questo rosario con lei adorando il Santissimo Sacramento, e preghiamo anche questo rosario anche per tutte le vostre intenzioni, ecco, per tutto ciò che vi sta a cuore, tanti problemi, chissà quante cose, problemi ci sono anche nelle famiglie, ecco, nella società che stiamo vivendo, e ecco, mettiamo tutte queste intenzioni, ecco, anche le vostre intenzioni nelle mani purissime della Madonna, che le presenterà a Gesù Sacramento.